quello di fare un quadro generale sulla situazione attuale, soprattutto su quella che è il ruolo che oggi vengono a ricoprire i collaboratori di giustizia in questo particolare momento storico dove, e di cambiamenti, dove in realtà noi abbiamo visto intervenire un'importante legge che ha modificato la normativa di settore riguardante i testimoni di giustizia. E invece, ahimè, non è avvenuto altrettanto per quanto riguarda la posizione dei collaboratori di giustizia. Quindi questa è l'occasione buona per cercare di fare un po' di luce su quelle che, a mio modesto parere, appaiono le criticità della situazione. Beh, assolutamente, noi chiaramente come nuovo sindacato Carabinieri siamo una realtà piuttosto nuova, però siamo molto molto consapevoli del nostro ruolo che abbiamo come associazione per aiutare non solo gli iscritti per quanto riguarda i diritti e tutte le tutele all'interno del lavoro, ma anche di abbracciare un concetto di cittadinanza attiva che ci ponga insieme ai cittadini per cambiare quelle cose, quei pezzi di società, quelle aree urbane che sono un po' degenerate, che hanno dei problemi grossi a livello di sicurezza percepita, che è una somma di tanti problemi. Oggi mi sento a casa, mi sento insieme a professori di giustizia, insieme a persone che hanno dato il loro contributo alla giustizia. Io da 10 anni sono sotto scorta, ho contribuito a mettere in galera personaggi di spicco della criminalità organizzata nella mia zona. E questa giornata è importante perché diciamo, la legge il genitore rappresenta proprio il faro per le questioni di giustizia. Beh, è bene ricordare a 40 anni dalla legge La Torre quali sono le cose importanti che non andrebbero mai toccate di quella legge, proprio all'indomani che alcune associazioni hanno permesso di entrare al carcere duro. Noi invece vogliamo ribadire quanto la legge La Torre ha fatto un passo avanti nella lotta concreta alla mafia. Finalmente il carcere duro per isolare i mafiosi e la impossibilità totale alla comunicazione con i mafiosi. Stabiliva una cosa importante, che il carcere non può essere riabilitativo per chi è unito alla cosca mafiosa da un vincolo che è quello dell'affiliazione, che non si scioglie attraverso una sbarra.